su di me? Se nessun mette l'ansia che io fossi brutto, strano e un po' demente, ma nessuno sa cosa io avessi in mente quando alla ricostruzione della villa io misi mano lacrimente. Come il negromante sono anche ricordato, perché di statue strane la mia villa è circondato e i ricchi superci sono stato accusato, ma nessun mio detrattore vi ha mai partecipato. La presentazione di Caterina, che per ora stiamo portando in giro per le nostre città, è una presentazione piuttosto particolare. In che senso? Si sta presentando un nuovo libro, però la nostra presentazione non rimarca i soliti tracciati, cioè 3-4 persone che parlano di un libro che il pubblico che lì davanti ancora non ha visto e non è in grado di capire di che cosa stia parlando. Le nostre presentazioni, questa di Bagheria è una delle tante che abbiamo fatto in giro per la Sicilia, sono precedute da brevi quadri tratti dal romanzo. Infatti le nostre presentazioni amiamo chiamarle Caterina tra teatro, prosa e realtà. Questo perché tramite l'aiuto di amici attori, la nostra regista Giusy Lopiccolo, il nostro grande maestro Francesco Maria Martorana, che ha composto le musiche originali, noi riusciamo in 30-40 minuti a rendere l'idea di che cosa tratta il romanzo. Quindi quando poi in una seconda fase incominciamo noi poi a parlare del romanzo, ad analizzare la figura di Caterina, nelle nostre presentazioni lo spettatore già sa di che cosa si stia parlando. Caterina dunque è la storia di una ragazza di Palermo dell'inizio XX secolo. Perché Caterina e perché il XX secolo? Perché il XX secolo, soprattutto negli anni delle Belle Époque seguite dalla Prima Guerra Mondiale, segnano un passaggio fondamentale nella condizione femminile in Italia e nel mondo. Prima Guerra Mondiale significa il cambiamenti epocali. Perché cambiamenti epocali? Milioni di uomini vengono mandati al fronte e milioni di loro non torneranno mai più a casa. Durante il periodo della guerra, quando circa 70 milioni di europei sono a fronte, le donne si vengono incaricate di portare avanti la baracca. Quindi abbiamo donne che prima venivano tenute segregate a casa, che escono fuori e iniziano a lavorare nelle fabbriche, diventano, c'è la donna infermiera, c'è la donna dottoressa, c'è l'ingegnere, l'avvocato, il contadino, l'operaio. Quando poi finisce la guerra e gli uomini ritornano nella loro città, che cosa avviene? Che le ragazze, le donne, le mogli, che erano già abituate a respirare l'aria di libertà, del guadagno e quindi dell'indipendenza, entrano in conflitto con gli uomini. Gli uomini volevano trovare quello che avevano lasciato prima di partire, le donne non sono più disposte a fare un passo indietro. E allora lì, grazie all'Inghilterra e alle suffragette, abbiamo che le donne conquistano il diritto di voto, le donne conquistano l'istruzione obbligatoria femminile gratuita. Il nostro gruppo principalmente si occupa di tematiche femminili. Per questo motivo e non solo, perché con Mariano Lanza collaboriamo già da diverso tempo, con grandissimo piacere ho voluto collaborare a creare questi quadri per descrivere, per raccontare Caterina, che è una donna di un'altra epoca, ma che comunque ha cercato la sua evoluzione, e come tutte le evoluzioni spesso questo provoca dolore e sofferenza. La scrittura di Mariano Lanza ha una fortissima vocazione musicale e tutto quello che si è realizzato in un percorso di grande amicizia che ci lega a doppio filo anche per i nostri trascorsi e presenti artistici vede nella realizzazione di Villa Cattolica legata a Caterina un punto di snodo fondamentale per tutta una congerie di progetti che sono votati al rilancio e ad una serie di produzioni che chiaramente abbiamo l'onore e il piacere di presentare a questo pubblico sempre molto affezionato. Il legame con il territorio non è modaiolo né attenzionato a caso, perché una sensibilità di questo tipo, che non si esplicita neanche lì a caso nell'arte teatrale, è fortemente votata alla parola scritta per
per essere detta, per essere portata con il suono al pubblico. Questa è la ragione per cui mi onoro di essere il musicista di scena, nonché il compositore delle musiche originali, di diversi anni ormai di realizzazioni e di tutto quello che probabilmente porteremo ancora avanti.